Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Blu Sport, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato agli eventi sportivi più importanti dell'anno. Blu Sport quest'anno è giunto al suo 14° anno di messa in onda. Blu Sport in onda tutte le settimane sulle frequenze di Odeon TV da aprile sino a fine novembre. Puntata speciale tutta dedicata alla vela, e parliamo di vela stoica, di vela importante, di vela d'oltre oceano. Infatti siamo a Sydney, nel cuore dell'Australia, per parlare della mitica Sydney Hobart, la regata di oltre 600 miglia da Sydney, appunto nel sud dell'Australia, sino a Hobart, che è la capitale della Tasmania, un'isola ancora più a sud dell'Australia. Proprio nel vento dei 40 ruggenti stanno passando le immagini, un piccolo sommario preparato dal nostro Marco Roma, presente anche Jessica Watson, l'avete vista intervistata, la ragazzina di 16 anni che ha fatto il giro del mondo, presente anche lei a questa regata. 88 le barche iscritte, questa è proprio l'imbarcazione della Jessica Watson, questo è quello che potrete vedere in questo speciale tutto dedicato a questa regata, che lo ricordiamo, una delle più belle e delle più importanti al mondo, proprio nel cuore dei 40 ruggenti, dei 50 urlanti. Qui veramente il vento è costante, pensate anche quest'anno oltre 40 nodi di media, 12 ritiri dopo solo 24 ore di regata. Il record della regata è di 1 giorno 18 ore 40 minuti, Wild Hot nel 2005. Queste sono delle immagini invece velocissime degli sport praticati in Australia. Sport principe chiaramente, lo vedete, è il cricket. L'Australia ha una grande tradizione sportiva, oltre chiaramente il rugby e soprattutto la vela. Storica è la vittoria in Coppa America nel 1983, gli australiani sono delle nazioni al mondo più forti nella vela, e lo vedremo proprio appunto nei prossimi giochi olimpici a Londra 2012, dove gli australiani assieme ai neozelandesi sicuramente saranno le nazioni al mondo che vinceranno sicuramente più le medaglie più importanti, con gli italiani però speriamo grandi protagonisti. Guardate che festa, siamo proprio a Sydney, dopo aver visto la rapidissima sintesi di quello che ci aspetta, dopo aver visto le gioie e gli spettacoli di questo cuore dello sport che è appunto l'Australia, qui siamo proprio nelle banchine del Cruising Yacht Club of Australia, che è il circolo organizzatore proprio a Sydney. Vedete sulla destra la famosa Opera House, il simbolo di Sydney, guardate quanta gente, diretta televisiva, tanto pubblico, guardate che spiegamento di mezzi. Una regata, lo ricordiamo, importante, nata nel 1945, quindi oltre 60 anni di storia, esattamente 66 anni di storia. Questa regata in calendario a fine dicembre, durante proprio l'estate australiana, durante il nostro inverno, ed ecco la grafica della partenza. Sydney in Australia, nel Galles del Sud, si attraversa la stretto di Bass, che è questo stretto che unisce appunto l'Australia alla Tasmania, poi si passa davanti all'isola di Tasman e si arriva a Hobart dopo oltre 600 miglia di regata. Una regata appunto con questo stretto di Bass, gli appassionati di vela si ricorderanno le immagini storiche di questa regata. Siamo a bordo del Wild Hot, che è l'imbarcazione che ha vinto nel 2010, che ha vinto ben 5 volte, 2010, nel 2008, 2007, 2006 e nel 2005. È un'imbarcazione lunga 100 piedi che si batte appunto contro l'Alfa Romeo dell'australiano Creville, che è venuto tante volte nel Mediterraneo a fare delle regate. Sono le imbarcazioni più lunghe, questo è il momento prima della partenza. Due numeri, il record di partecipazione del 94, pensate, 371 imbarcazioni iscritte. La partenza più ridotta invece, pensate, è stata proprio il primo anno, nel 1945, con soltanto 9 imbarcazioni al via. Record di regata, 1 giorno 18 e 40 e 10 secondi di Wilds 11 nel 2005. Poi da ricordare anche i personaggi che hanno fatto la storia di questa vela. Il vincitore, abbiamo detto, è stato colui che ha vinto, lo skipper che ha vinto più volte questa regata, è Frank John Livingstone del Victoria States, australiano, con 4 vittorie, così come Mark Richards, anche lui
quattro volte vincitore. Dopo il briefing, dopo i preparativi, guardate che spiegamento di mezzi, pensate, in Australia c'è la diretta televisiva di questo evento, che è proprio la partenza nella baia di Sydney davanti all'Opera House, con tanto pubblico tutto dislocato appunto intorno alla baia. Questo è il momento, avete visto il countdown del navigatore, questa è la linea di partenza, il tattico che dà le istruzioni allo skipper, tutto è pronto. Mura a sinistra, c'è già una partenza, subito un ingaggio in boa, vedete quante barche che ci sono, vedete qualche urlo anche lì, non manca. Questo è il Wild Shot, il 5 volte vincitore, tutto è pronto, sono partiti chiaramente. Ora Mura a sinistra, hanno dovuto chiaramente tutte virare per evitare di andare contro quella marea impressionante di imbarcazioni che sono proprio al di là della partenza. Qualcuno vedete facendo di spostarsi, perché anche lì c'è un po' di italianità, qualche forse non pensiamo, chiaramente non eravamo presenti, ma sicuramente qualche imbarcazione è andata in mezzo a campo di regata, qualche urla di troppo, di cedere acqua appunto, perché è importante partire bene, è importante uscire primi, soprattutto chiaramente durante la diretta televisiva. Vedete una boa gialla al centro, una boa di disimpegno, vedete il tattico che dà le indicazioni al timoniere, e dopo la boa di disimpegno c'è l'uscita dalla baia di Sydney, poi via la lunga traversata attraverso i 40 ruggenti, i 50 urlanti, per andare sino a Hobart, la capitale della Tasmania. E anche quest'anno condizioni di vento terribili, abbiamo detto oltre 40 nodi, guardate che infilata, guardate che e immagini, questa è proprio l'imbarcazione, la Wild Oats 11, che ha il record di durata. E questa, abbiamo parlato della Jessica Watson, è proprio la sua imbarcazione, la giovane, ricordiamo, 16 anni, che ha fatto il giro del mondo in barca vela da sola, e queste proprio sono le immagini del suo arrivo. Questa ragazzina, pensate, di soli 16 anni, che sta piangendo, accolta dai genitori, una ragazzina minorenne, 16 anni, che da sola ha fatto il giro del mondo. Queste sono le immagini proprio che si riferiscono alla sua grande impresa. Chiaramente già è difficile fare il giro del mondo in condizioni diciamo ottimali in equipaggio, pensate a soli 16 anni e con le condizioni, come vedete, veramente difficile. Guardate che muro d'acqua, chiaramente è, guardate quanto pubblico quando lei è arrivata, vedete proprio sulla destra Opera House, il simbolo di Sydney. Queste sono proprio le immagini dell'intervista durante il suo arrivo di questa ragazzina, chiaramente eroe nazionale, guardate quanto pubblico, i genitori molto contenti, conferenza stampa appunto al suo arrivo dopo aver fatto il giro del mondo. Ricordiamo, questa ragazzina nel 2011, Jessica Watson, ha fatto il giro del mondo e è qui alla Sydney Hobart con la sua imbarcazione Elia Barchet, con un equipaggio tutto femminile, è al via di questa Sydney Hobart. Vediamo proprio il suo equipaggio che si sta preparando appunto per questa importante regata, che lo ricordiamo, le regate più importanti al mondo. In Australia avete addirittura diretta televisiva di questo evento, che è nella storia della vela, sono memorabili le immagini di alcuni anni fa, quando ci furono tantissimi ritiri con qualche purtroppo incidente di troppo, come la storica Fastnet del 1978. Siamo a bordo dell'Investec Loyal dell'armatore Anthony Bell, che in questo momento è nelle prime posizioni, anche lui è un 100 piedi, 30 metri, condizioni di burrasca che stanno arrivando, abbiamo detto vento oltre 49, si sta terzarolando, si comincia a cazzare perché sta arrivando il peggio. Guardate che immagini, ricordiamo Investec Loyal, che è in questo momento è secondo dietro a Wild Shot 11 del magnate australiano Bob Otley, che è 5 volte vincitore. Chiaramente parliamo di tempo reale, poi in compensato chiaramente hanno la meglio le imbarcazioni più piccole. Sta arrivando la burrasca, si sta terzarolando, e anche quest'anno la Sydney Hobart rispetta la sua grande tradizione di regata, una delle più terribili al mondo. Vedete allertati i mezzi di sicurezza proprio per evitare qualche danno di troppo, ben 12 ritiri dopo soltanto 2 ore di regata, proprio le condizioni meteo stanno cambiando.
arrivando, celeri i soccorsi, sì, qualcuno sta rientrando. Sydney Hobart fa parte delle 20 regate al mondo supportate da Rolex. Rolex, l'importante marchio d'orologi svizzero, la casa svizzera supporta ben 20 regate al mondo, 5 nel Nord America, 6 nel Mediterraneo, 2 ai Caraibi, 2 nel Nord Europa, 2 nel Sud America e 2 nell'estremo Oriente. Nell'Oriente appunto c'è la China Race da Hong Kong alle Filippine, in Australia la Sydney Hobart, appunto questa regata che stiamo vedendo, appunto lo speciale, le immagini di questo grande evento. Nel Nord Europa il mitico Fastnet, che è biennale, in Inghilterra la Baltic Week a Kiel nel Mare del Nord, poi in Sud America l'Ilhabela in Brasile, l'Atlantic Sur da Buenos Aires a Punta dell'Est, appunto dall'Argentina all'Uruguay, poi due nei Caraibi con l'International Regatta e la Virgin Islands St. Thomas. In Nord America ben 5 regate, l'International Cup a New York, la Miami OCR appunto in Florida, la Big Boat Series a San Francisco, la Women Kill Boat a New York e poi la Rhode Island Block Island appunto ancora in America. Poi ce ne sono ben 6 nel Mediterraneo, ma di queste 6 ne parleremo nella seconda parte, perché ora c'è la pubblicità, ma lo spettacolo della vela continua nella seconda parte di questa puntata tutta dedicata alla Sydney Hobart. Queste sono le immagini invece della esercitazione del salvamento dei soccorsi di questa regata, una delle più importanti al mondo. Sydney Hobart. Cinquantaduesima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova dal 6 al 14 di ottobre. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Asprey. My second skin to London 2012. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraglia Vela Riva, un mondo di vento e di vela.